Cari amici del web, buongiorno. Mi trovo a casa di Chiara Bertoglio. Chiara è una pianista importante, una vera artista, un talento eccezionale perché a 3 anni impara a suonare il pianoforte. Buongiorno, Chiara. Bentrovati, grazie. Se ti dico bravo, bravissimo, che cosa ti ricorda? Mi ricorda un episodio gradevole della mia infanzia perché avevo 9 anni e un po' per caso sono finita in questa trasmissione che era abbastanza celebre all'epoca in cui Mike Buongiorno faceva esibire bambini che avevano varie specializzazioni, insomma, dalla musica a tante altre. Per me è stata un'avventura molto divertente, devo dire, non cercata ma goduta, in cui ho avuto modo di conoscere questo mondo che per me era un po' magico, un po' fatato della televisione. Di fare anche amicizia con altri bambini che avevano comunque dei bei talenti, per cui un ricordo che porto nel cuore con grande affetto. Chiara, tu a 3 anni prendi lezioni di pianoforte grazie alla mamma. Sì, in effetti la mia mamma, oltre che insegnante di lettere, ha anche esercitato la professione di psicologa e quindi sapeva che la musica è molto importante per i bambini perché aiuta a sviluppare tutta una serie di competenze, di bravure, insomma, di esperienze, dalla concentrazione alla sensibilità, alla memoria, all'immaginazione. E quindi, quando ero appunto molto piccola, ha pensato di farmi cominciare con un metodo che è specializzato proprio nell'insegnamento ai bambini piccoli. Per me era un gioco molto bello, molto affascinante, anche perché la musica già mi piaceva molto, me la facevano ascoltare sempre i miei genitori e ho avuto la fortuna di trovare degli insegnanti veramente preparati, capaci. Alcune per me sono state un po' delle seconde mamme, quindi con una grande tenerezza, una grande capacità anche educativa, insomma, e che quindi erano capaci di tirar fuori dai bambini il meglio dal punto di vista musicale, ma senza creare un'atmosfera opprimente, oppressiva, come a volte si vede nel caso, insomma, di bambini che vengono spinti a dare il massimo. Invece ci aiutavano a tirarlo fuori, ma in maniera molto dolce, molto simpatica, anche molto gioiosa, devo dire. Chiara, a 8 anni il primo concerto, quindi è una cosa pazzesca, fino a poi arrivare addirittura alla Carnegie Hall, cioè un tempio sacro della musica. Questo passaggio com'è nato? Naturalmente passo dopo passo, perché chiaramente ho cominciato appunto da piccola e via via mi ha preso sempre di più l'attività musicale e si sono create sempre nuove opportunità man mano che insomma c'erano nuovi incontri, nuove opportunità di suonare. A 8 anni appunto c'è stato questo concerto che ricordo anche con molto affetto perché è stato in memoria della mia prima insegnante che era mancata quando ero ancora piccola, quindi è stato un momento molto toccante per me. E poi appunto passo dopo passo, con tanto studio e tanto impegno, via via si sono raggiunte delle tappe che ricordo con affetto e con piacere. Ecco, tutti questi concerti, tu sei stata in posti meravigliosi, proprio tempi della musica, qual è quello che ti è rimasto, che porti dentro il cuore, una grande esperienza musicale? Dunque, senz'altro dal punto di vista dell'importanza oggettiva, la Carnegie Hall è la Immaginavo. cosa più bella, che è stata più emozionante, più ricca anche di ricordi. Però devo dire che forse non è la più importante in un certo senso, perché ci sono state delle opportunità diverse di suonare in cui ho toccato con mano l'impatto che la musica poteva avere sulla vita delle persone e quindi sono luoghi che non finiranno mai sui giornali, ma che hanno avuto una grande importanza nella mia vita. Penso ad alcuni reparti di oncologia dove le persone mi dicevano che per un po' avevano smesso di pensare alla loro malattia, oppure al carcere minorile in cui una ragazzina è venuta a dirmi che nel cortile dell'aria era fiorito il ciliegio, era la cosa più bella che ci fosse lì dentro e ha voluto ringraziarmi così. Oppure un bambino autistico che dopo che picchiava e urlava con grande violenza, ha cominciato a carezzare non me ma il pianoforte. Ecco, questi sono i ricordi più Bellissimo. preziosi della mia vita Sì, musicale. perché la musica, tu ci insegni, regala delle emozioni che altre arti non riescono a regalare. La musica Probabilmente penetra sì. proprio nella, come diceva Finardi, nella pelle, nelle ossa. Tu hai partecipato a molti concorsi, vincendone anche parecchi, e inciso anche dei CD.
Sì, i concorsi ovviamente sono una tappa obbligata dei giovani musicisti, forse non la più simpatica in realtà perché la competitività, a volte anche estrema, che c'è, non è il contesto migliore per far uscire il messaggio più importante della musica, che appunto ha a che fare con gli affetti, con le emozioni, con la comunicazione. Lì c'è più che altro il perfezionismo, insomma, quindi fanno parte delle tappe che bisogna affrontare, ma non sono forse le più gradevoli. Invece è più bello registrare i CD effettivamente perché è un modo per preservare quella che è la propria interpretazione, tramandarla e anche per creare dei progetti che vadano un po' oltre, insomma, la mera esecuzione, per quanto sia già una bella cosa l'esecuzione, ma insomma, che abbiano anche a che fare con la dimensione culturale, quindi con la ricerca, con lo studio e cercare appunto di individuare dei programmi, dei repertori che siano un po' meno battuti, proprio perché il CD ha delle sue regole, insomma, delle sue leggi che sono diverse da quelle della sala da concerto, ma appunto cercando qualcosa di un po' innovativo, di un po' originale, si riesce a proporre una registrazione che abbia un suo senso. Chiara, tu a 16 anni ti diplomi con lode. Da quel momento la tua vita praticamente cambia, perché iniziano a chiamarti da tutte le parti, perché sei nell'esecuzione eccezionale. Questo non lo so, sicuramente il diploma è stato un momento molto bello e molto importante per me, un momento molto emozionante che ricordo con grande gioia. E sicuramente da lì, diciamo, è continuata in realtà perché l'attività musicale già c'era ed è continuata in maniera piuttosto fluida, con poi alti e bassi naturalmente perché ci sono sempre momenti anche un po' difficili da affrontare, insomma, però quello che ho cercato di fare nelle occasioni che mi è capitato di avere in tutti questi anni è stato quello di portare attraverso la mia musica qualche cosa che potesse, insomma, portare un po' di serenità, un po' di gioia, un po' di pace alle persone che mi ascoltavano. Quindi non vedo l'importanza della mia cosiddetta carriera in termini di quante persone sono venute ad ascoltarmi, quanto piuttosto se sono riuscita, o almeno ci ho provato, a dare qualche cosa di bello che potesse servire a passare un'ora di serenità o un'ora e mezza di serenità. Io sono sicuro di sì. Grazie. E Chiara, tu hai scritto anche dei libri, perché c'è anche un'altra parte di te molto religiosa, molto spirituale. Puoi parlarci di questa letteratura? Sì, grazie. Allora, sono sempre stata innamorata dei libri in maniera proprio vorace, come lettrice prima e poi come scrittrice, anche se forse il termine è esagerato, però comunque diciamo quello che ho scritto si colloca essenzialmente su due filoni. Uno è quello della ricerca musicologica vera e propria, quindi approfondimento di determinati autori, determinati studi che hanno fatto parte un po' dei miei interessi culturali, insomma. E poi appunto il filone spirituale e teologico, ho la grazia di essere credente, di avere la fede e per me è molto importante anche vedere in che modo si intreccia con la musica, in che modo la musica può Certo. trasmettere questo messaggio e a sua volta può diventare uno strumento di qualche cosa di bello che viene da più in alto di noi, insomma. Quindi anche in questo caso ho cercato di sviluppare un po' una ricerca che sia anche con una sua oggettività, quindi non soltanto una cosa soggettiva, ma che abbia comunque dei pilastri interessanti, insomma. E infine, poi c'è una parte che non ha a che fare con la musica, in cui cerco invece di raccontare delle storie di speranza, delle storie di persone che ho avuto la fortuna di conoscere, che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutata anche a vedere la vita in modo diverso e di cui mi fa piacere parlare perché anche altre persone possono conoscerle. Benissimo, ci sono degli artisti, grandi artisti come, ti faccio alcuni nomi, Carlo Galante, il compositore che tu conoscerai sicuramente, Elena De Denisova, una violinista, e Susan Starr, pianista e docente, che parlano benissimo di te, per il tuo modo di suonare il pianoforte, per la tua formazione musicale. Beh, sono molto grata a questi grandi artisti. Naturalmente è un privilegio per me poter contare sull'apprezzamento di persone che stimo molto a mia volta e anche sull'incoraggiamento. Insomma, sono persone che magari quando ero anche più giovane avevo anche bisogno Essere di un stimolata appoggio. anche, Esatto, certo. mi sono state vicino, mi hanno accompagnata e hanno avuto appunto parole gentili nei miei confronti. Credo che sia bello quando questo si realizza perché effettivamente è un'attività piuttosto
molto complessa quella del musicista, in cui non basta sempre soltanto impegnarsi tanto e dare il massimo, a volte ci va anche gli incontri giusti, le persone giuste, per cui dei grandi artisti che sappiano un po' chinarsi su un giovane che sta cercando la propria strada sono sempre un grande dono e una grande ricchezza. Chiara, progetti imminenti e sogni nel cassetto. Tanti naturalmente, adesso il progetto più importante si lega a un percorso che sto già seguendo da un po' di tempo, è un percorso dedicato a Bach e l'Italia, amo moltissimo la musica di Bach e sia come musicologa sia come pianista mi sono occupata di come Bach è stato recepito in Italia, per cui abbiamo creato una serie di CD con la Da Vinci Publishing che pubblica i miei CD dedicati appunto alla ricezione di Bach in Italia, ma in questo momento ci stiamo dedicando a una figura in particolare che è quella di Ferruccio Busoni, un grande pianista, compositore, interprete, che è stato forse uno dei più percettivi, più intelligenti interpreti di Johann Sebastian Bach, creando numerosissime trascrizioni, arrangiamenti, reinterpretazioni. E Busoni è morto nel 1924, quindi l'anno prossimo, nel 2024, sarà il suo Centenario. centenario, esattamente. E quindi abbiamo in programma una registrazione importante proprio su Busoni. E poi invece dal punto di vista della ricerca, diciamo, accademica, sto perseguendo un lavoro abbastanza importante che ha a che fare invece con la Trinità, la musica e la Trinità. È un tema molto molto impegnativo naturalmente, ma anche molto affascinante perché nella storia la musica ha avuto un grande ruolo nell'approfondimento teologico di questo tema. Chi avesse piacere, insomma, di sapere qualche cosa su come progrediscono questi lavori può trovare informazioni sul mio sito internet chiarabertoglio.com oppure sulla pagina Facebook Chiara Bertoglio. Un'ultima domanda. Che messaggio daresti ai giovani che iniziano a studiare composizione o musica in generale o arte in generale? Un messaggio per imparare, ci sarà sicuramente un sistema e un senso del dovere per poter diventare professionisti molto bravi in futuro. Ma indubbiamente è un tema questo dei giovani che mi sta molto a cuore, anche perché sono anche docente e il rapporto con i ragazzi per me è bellissimo, anche perché insegnando pianoforte si insegna uno a uno, quindi c'è modo anche di sviluppare una relazione profonda con i ragazzi, dalle quali io sono sempre molto arricchita e spero che anche loro possano trarre un po' di giovamento. Insomma, indubbiamente qualsiasi percorso artistico, ma direi anche qualsiasi percorso in generale, fatto bene richiede tanto impegno, tanto sacrificio, tanta determinazione, passione, voglia di mettersi in gioco in maniera completa. Altrettanto però poi dà in cambio, per cui forse oggi non è così comune parlare appunto di rigore, di sacrificio, di impegno, sono parole che un po' spaventano, però credo che sia un po' come andare in montagna, insomma, no? Quando scali una montagna fai fatica, poi però c'è il panorama che ti aspetta e non lo vedresti altrimenti. Quindi È un bel esempio questo. È fondamentale perché in tutte le cose c'è bisogno di un po' di fatica, di un po' di sforzo, di un po' di impegno, però poi ne viene qualcosa di bello, ma anche nelle relazioni, se vogliamo, no? Non si costruisce niente se non ci si mette qualcosa di proprio. Quindi un incoraggiamento ai ragazzi che amano la musica o le altre arti, perché c'è bisogno di bellezza nel mondo di oggi. C'è molto bisogno anche perché spesso le stesse arti non perseguono più la bellezza. Quindi la bellezza porta speranza, porta relazione, porta vicinanza e prossimità. Quindi c'è bisogno, ma c'è bisogno di farlo bene, quindi di farlo col cuore. Quindi mi piace ricordare quella mia prima insegnante in occasione dell'anniversario della quale avevo tenuto il mio primo concerto, che mi scrisse una volta su uno spartito la regola per fare musica, che era buona volontà, pazienza, costanza e umiltà. E me le ricordo ancora naturalmente e li vorrei passare ai giovani che ci stanno ascoltando. Il tuo messaggio straordinario. E abbiamo iniziato con un pezzo di Chopin. E che cosa ci regali in chiusura? Beh, proprio un pezzo di Schubert che mi aveva insegnato quella mia prima insegnante, quindi anche un omaggio a lei, la nominiamo anche Maria Arezzo, visto che è bello ricordarla, e un pezzo un frammento, insomma, dell'Improvviso opera 90 numero 4 di Franz Schubert. Siamo tutti orecchi. Grazie.